L'alta velocità fino a Lecce, l'annuncio arriva durante la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha affermato che è intesa come un'opera fondamentale per il Paese, quella di poter collegare ad alta velocità tutta la dorsale adriatica. Il progetto è quello di realizzare finalmente la doppia linea tra Pescara e Lecce. Le sue parole non lasciano scampo a dubbi: è impensabile un solo binario tra Pescara, Bari e Lecce a una distanza breve, quale quella tra Roma e Pescara. Per questo stiamo pensando alla necessità di velocizzare tutta la tratta ferroviaria. L'alta velocità fino a Pescara permetterebbe di ridurre le distanze verso il nord anche di 2 ore. Basti pensare che un treno Frecciarossa, di quelli in funzione sulla tratta Roma-Milano, viaggia ad una velocità di 360 km/h, mentre un treno regionale arriva al massimo a 100 km/h. La differenza è come tra il giorno e la notte: un investimento che permetterebbe di collegare, ad esempio, Lecce e Bari in meno di un'ora di viaggio e permettere così nuove opportunità di lavoro tra le città anche nel nostro territorio, e andando a decongestionare il traffico sulle arterie stradali. Quello annunciato dal Premier nel corso dell'ultima conferenza stampa sembra quasi un moderno piano Marshall 74 anni dopo. Ora la speranza è che si trovino tutte le risorse per realizzare un'opera che garantirebbe lavoro e permetterebbe a tanti di cambiare in meglio il proprio stile di vita.